Raga, ultima puntata che faccio, ho controllato la scorsa, ma effettivamente nella parte finale così, cioè la parte più bella praticamente, Mirilis mi ha mandato in merda tutto, bello, perfetto. Oh, ciao Joker. Oh no, quello è l'inizio. Il direttore. Lasciamo andare. Io? Io? Silenzio! E no, e basta. Cominciamo. Ok, ho sta sedia elettrica. E quando sarà completamente carica? Perciò uccidi Bane? No, non lo ucciderò. Invece lo farai. Mi affronterai con tutta la determinazione o morirai. Qualcuno oggi deve morire. Io, tu o il clown. Decidere chi di noi avrà questa sorte spetta solo a te. Il clown. No, beh, anzi, Bane. Uomo Cosa? compassionevole sarebbe a casa a piangere la perdita del suo servitore e amico di lui. E invece tu Bane. ti sei Aspetta, io non mi ricordo più com'è che si faceva. Ah, ok, così, così, così. Ok. No, ho sbagliato. Ah no. No, merda. Ho sbagliato di nuovo. Occhio. Y. Starei scherzando. Non ti muovere. Forse non dovresti muoverti tu. No, no. Santo cielo. Attento, Jim, se si attiva la sedia scarica 2000 volt, non ti salverai. Tu non devi. Ah, siete stupidi, madonna. Jim, siediti, Jimbo. Friggeremo insieme come due crocchette di patate. C'è molto scimmio. 250 carica. Ho un battito. Poi ti faccio ripartire il cuore. E ti ammazzo di nuovo. Che tu possa trovare nella morte la pace che non hai trovato in vita. Non è la pace che cerco. Posso usare i guanti folgoranti per fermare temporaneamente. Non cagate il cazzo, nemici di merda. Sta andando già a scatti, quindi vuol dire che il video sta venendo di merda. Scommetto col cazzo. Non salta, fa il coglione. Sì, non l'ho schiacciato stavolta, sì, ma dopo sto preparando. No. Sto gioco mi deve far incazzare, sto gioco mi deve far Sono incazzare, contento. sto gioco, mamma mia. Perché mi deve far arrabbiare sto gioco? Per te è finita. Sta andando forte. Non puoi fuggire. Aspettate, magari. Dimmi di sì, dai, ti prego.
finita. Smettila, Joker. Ha buttato Lascia via i guanti, vero? Capitano Gordon. Già, consegna l'arma, pazzoide. E se invece io elimino te? Gordon! Non è possibile, però, ecco cazzo. Lo spirito natalizio. Mi piacerebbe restare a festeggiare la tua vittoria, ma ho delle calze da riempire, del vischio da appendere e circa 15 grattacieli da far saltare prima dell'alba. Ciao! Figlio di puttana, si fa sempre parare il culo? Per fortuna è il giubbotto. Ha preso la mia arma! Ma pensa... Gordon, Joseph, ho bisogno d'aiuto per fermare Joker. Il nostro aiuto? Sei tu il cosiddetto vigilante. O un omicidio ti basta per stanotte? Bane ha un arresto cardiaco. Ho pochi minuti per rianimarlo prima che sia tardi. Vuol dire che non l'hai... No, non è così che agisco. Ora andate. Coglione. Ci hai provato, eh? Scusate, devo rianimare anche lui. Potenziamento, 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 potenziamento. Dai, oh, dammi il potenziamento. Fare un po'. Che palle. Forza. Ma io voglio il potenziamento, non mi interessa il Bane. Ma vaffanculo, fottiti la cazzo di merda. Non mi lasci altra scelta, Mr. Wayne. Minchia. Sì, no, ragazzi. Voi starete scherzando. Che cazzo è Hulk? Dovete schiacciare qualcosa in giro. Questa scena qui l'avevo vista. Ok, so come fotterlo forse. Se è la scena che ho visto io. Ho visto un solo gameplay di questo Batman. E forse era quel pezzo dove dovevo sconfiggere questo qua. Allora, cosa sappiamo del TN1? Il composto trovato nel laboratorio di Bane. Controllo immediatamente. Ah, un attimo prima. Andiamo a potenziare i guanti di Electrocution. Questo cos'è? Vabbè, questo più che altro mi interessa, ok. Si ricarica più velocemente. Signorino Bruce, se non sconfiggerà Bane entro 10 minuti, il TN1 che si è appena iniettato raggiungerà la piena potenza e la eliminerà con un solo colpo. Ma devo... Allora, avevo visto sto gameplay, sì, ma... Eccolo qua. Mi ricordavo che c'erano i condotti. Ma non ho fatto in tempo. Lo spezzerà in due. Ce n'era più di uno. Dove cazzo sono? Eccoli qua, eccoli. Devo far veloce, cazzo. Vai piano, cazzo. Aspetta. Ok, no, si era girato. Aspettate un attimo. È un gigante. Ma pensa, se non me lo precipita. Dardo. Sei il doppio di me, figa. Dardo cosa? Vorrei vedere te nei miei panni.
No, hai sentito? Sono a solo 10 minuti prima che il TN1 faccia effetto. Sfrutti quelle porte elettrificate a suo vantaggio. Mi prenda! Ok, ok, benissimo. Dov'è lui? Questo è ciò che mi interessa, è là dietro, allora aspettate. Che cazzo, me l'avevo anche visto il gameplay. Oi, dove vai? No. Passa per di qua, dai. So che vuoi passare per di qua. Bravo. No, no. A sinistra, un po' più a sinistra. Vieni verso di qua, dai, non fare il pirlo, morti. Adesso però, per piacere, cerchiamo di... Ma perché? Questa cosa non la riesco a capire, non riesco mai a beccare la porta, cioè, bisogna essere degli sfigati, eh. Un attimo, devo scogitarmi qualcosa. Abbiamo capito che la porta di lì non si può. Sir, se non neutralizza subito Bane, il TN1 lo renderà pressoché invincibile. Ho capito, ma Alfred, hai idea di cosa voglia dire tutto ciò? Io ci riprovo ancora da qui, se non riesco a... Vai a destra. Adesso però cazzo, vai verso la porta, figa. Oh. Finalmente. Io pugni. Dai, minchia, gli rimane uno spunto di vita. Morto. Forza. Oh, che culo. È finita, Alfred. Ho sconfitto Bane. Minchia, mi sono preso male, ma... Oh, ma non ti arrendi mai, porca zoccola. Signorino Bruce, sta bene? Non posso fare niente. Oh Cristo. Ok. Ancora? Oh cazzo. Vai vai. Che culo. Che culo raga. Che culo. Oh. Alleluia. Buona fortuna. Prova Batman, prova. Ah, perché adesso si è rincoglionito il cervello, praticamente. Oh, che bello, mi ha sconfitto Bane. Nemmeno. Mi sente? Sì, e grazie per l'aiuto con Bane. Immagino che questa volta sia stato davvero sconfitto. È sotto controllo. Spero. E pare che il TN1 assunto da Bane gli abbia danneggiato la memoria. Ah, ciò significa che non rivelerà la sua identità. Così pare. Fa piacere, sir. Ah, è vero che lui sapeva la nostra identità. È ancora libero, ma non per molto. Qui capitano Gordon dalla prigione di Blackgate. Chiedo soccorsi medici immediati. Visualizza profilo? Ma di chi? C'è nessuno.
L'avevo fatto l'upgrade, sì, vero. Direttore Joseph è stato colpito! Ripeto, direttore Joseph a terra! Ma elicottero non... medico in arrivo tra 15 minuti! Vi siete sbrigati! Chi è che c'è là? C'è un tizio! È un manichino. Ma no, non è neanche un manichino, è morto, vabbè. Cosa devo fare, scusate? Ferma Joker, ancora. Aspetta, dovrò passare un po'. Oh, dov'è Gordon? Cecchino! Guarda un po' chi è tornato bene. No, no, no. Ne ho abbastanza di te per stanotte. No, non ancora. Cioè, ma basta. Al diavolo! Vuoi Joker? Prenditelo. Teniamoli lontani dal direttore. Mamma mia. Che bravo che sei. Non ho più i guanti? No, raga, io non ho più i guanti folgoranti. Io ho fatto l'upgrade per niente. Perché sto gioco deve essere così? Perché? Combatti bene. Ma com'è fatto a vedermi tra pezzi di merda? Abbiamo appena iniziato. Stanno per arrivare. Te la caverai. Dov'è Joker? È andato per quella porta, verso la cappella. Grazie. Scherzo, mio. Raga. Quale porta? Questa o quella? Quella. Andiamo. Aspetta. No. Andiamo. Dritto. Cappella del carcere, ok. Oh, Batman. È una... Ma che cazzo ride? Appena ucciso uno e ne vuoi già un altro, eh? Bane è ancora vivo. Oh, questo non è divertente. Sì che è divertente. Tutta questa senza questa per te o per me. Devi sapere che sono una. Stai zitto. Non riesce proprio a entrarti in quella testa dura. Cosa vuoi fare? Esistiamo entrambi grazie a loro. Arrenditi. Hai perso. Ero fermo. Cioè. Mamma mia, raga. Boom. Mamma mia. Ancora? Mamma mia, Joker? Vero? Ti piace come ti fa sentire? Ne hai bisogno! Oh! Forza, bello! Picchiami finché ti sanguinano le nocche! E perché finirla lì? Sai che c'è solo un modo per fermarmi! Mazzo, lo faccio I miei uomini l'avrebbero ucciso. Questa città merita di meglio. Sai, mia figlia ti considera un eroe. Ma si dispa. Ma devo lo sapevo, restare. Io lo sapevo, pezzo di merda. Rispondi, Gordon. Dove ti trovi? Sono nella cappella. Abbiamo Joker. Sì, io ti ho la
Come ti sei riuscito? Dove cazzo è andato Batman? Va. Mi hanno aiutato. Sì, ma tanto poi scappa ancora, Gesù. Continuo a chiedermi perché non l'ho arrestato. Ma ora lo so, la verità è che l'ho lasciato andare solo per te. Perché tu credi in lui. Non so. Mi hanno messo a capo di un commissariato pieno di poliziotti corrotti. E non posso cambiarli. Così come non posso cambiare questa maledetta città. O almeno, questo è quel che pensavo. Ecco, adesso entrano ancora 50 volte. Sì, fammi vedere. Un arresto cardiaco. Sì, adesso. È spassoso. Bella mossa, Batman. Oh, ci divertiremo. Un mondo. Ma forse posso dar loro qualcosa in cui credere. Forse lui può dar loro qualcosa in cui credere. Io non sono un criminale, finito così. Ma non è finito così, vero? È finito così? È stato un bel gioco finora. È finito così, ragazzi. Bello, un po' complicato, lo ammetto, però bello, bello, bello. Davvero bello. Allora, fatemi controllare su internet se c'è qualcosa dopo i titoli di coda. Se c'è qualcosa ci vediamo alla fine, se no ci vediamo al menu. Il nostro prossimo ospite, il consulente politico Dean Snyder, segue gli eventi di stanotte fin dall'inizio, oltre 8 ore fa. Dottor Snyder, iniziamo da lei. Qual è il suo punto di vista? Beh, Jack, è una farsa. È il fallimento estremo del sistema giudiziario. Un vigilante ripulisce le strade dopo innumerevoli morti e attentati. Cos'è accaduto alle nostre forze di polizia? E vogliamo parlare di James Gordon? Stanotte non ha esattamente dimostrato di... Un attimo, Dean. Non sta cercando di difendere la polizia di Gotham o il capitano Gordon, i cui metodi inefficaci hanno portato alla situazione desolante di stanotte. Ma non credo che nessuna forza di polizia in altre città avrebbe potuto svolgere un lavoro migliore contro criminali come quel Joker e gli assassini imprezzolati che ha portato in città. Ma gente di un altro livello. Mai visto nulla di simile prima. Per me la situazione non riflette tanto lo stato della polizia di Gotham quanto quello del nostro paese. Un paese in cui le istituzioni di igiene mentale e il sistema dell'istruzione sono così inefficienti da produrre simili criminali. È un punto di vista interessante, Hank, ma quel che mi chiedo è cosa farà poi. No, non è un punto di vista interessante. È sbagliato. Si sbagliano entrambi. Qui non si parla della polizia o di Batman. Non si parla dello stato del paese né della nascita di nuovi e pericolosi criminali squilibrati. Si parla del fallimento di una sola istituzione. Quella che a mio parere rappresenta la minaccia più grande per Gotham e i suoi abitanti. È una bomba a orologeria pronta a esplodere. Se gli eventi di stanotte ci hanno insegnato qualcosa è che Blackgate non è il luogo adatto a ospitare gli elementi più pericolosi. Effettivamente della città. No. Non, ma ben 2 evasioni nella stessa notte. Tutte le tragedie di stanotte sarebbero state evitate se Gotham avesse avuto una struttura adeguata per i suoi peggiori criminali. Un luogo sicuro e impenetrabile, in cui gli elementi più pericolosi possono essere isolati, riabilitati e curati. Un luogo come il manicomio di Arkham. E dopo ciò che è accaduto stanotte, prometto agli onesti cittadini di Gotham di lavorare instancabilmente. Farò pressioni sul consiglio comunale e, se necessario, ricorrerò anche al governatore, pur di riaprire il manicomio di Arkham. Solo allora dormiremo sonni più sicuri. Signore e signori, Quincy Sharp dà la colpa degli eventi di stanotte non a Batman né a Joker, ma alla prigione di Blackgate. E promette di rendere di nuovo operativo il manicomio di Arkham. Torneremo in onda subito dopo questo messaggio per ascoltare Mr. Sharp e gli altri ospiti della Jack Ryder Hour. Ok, c'era questo. E poi? Poi penso niente. Torniamo indietro. Nuova partita plus bloccata. Affronta di nuovo la modalità storia, ma questa volta con ogni gadget upgrade già raccolto. Ne avrai bisogno. Questa è una sfida molto più difficile, con configurazioni di nemici più complesse e nemici più veloci e meglio armati fin dall'inizio. Col cazzo! Nota, nuova partita plus. Vabbè, ok, lo so che cos'è. Tutte alternative.
Tutte le tute alternative di Batman possono essere indossate in modalità storia principale in una partita plus. Scegli la tuta dopo aver continuato la partita. Che figata. Oh, qualcosa c'è però. Sapevo che prima o poi ti saresti fatta via. Sta qua. E che succede se non firmo? Marcisci qui dentro o lavori per me? No dai, ancora Deathstroke. Ma raga, ve lo giuro, è il boss che mi ha dato più problemi tra tutti. È stata una lunga notte, Alfred. Perché non vai a dormire? Non è nelle mie intenzioni, sir, non finché lei non sarà al sicuro. Beh, se davvero te la senti, ho ancora qualche faccenda da sistemare. Scusa. Il tuo aiuto mi farebbe comodo. Può contarci. E quando tornerà a casa, potremo finalmente gustare la cena di Natale che ho tenuto in caldo per lei. Per colazione. Per colazione, ovviamente. Allora, volevo andare alla Batcaverna. Andiamo alla Batcaverna, andiamo a vedere le tute di Batman. Sono curioso. Dai, facciamo anche la cena. Poi finisco il video, basta. Così abbiamo finito. Sinceramente non lo aspettavo più lungo come gioco, me l'aspettavo qualche oretta in più. Aspettavo qualcosa di più lungo. È vero che non ho fatto le missioni secondarie, però la storia principale me l'aspettavo più lunga. Ma perché? Aspetta. Questo. Allora. Cercava me, sir? Sì, allora un attimo solo. Batman. Batman Noel. Quindi questa è quella di Batman. Questa è quella senza graffi? Dimmi di sì. Oh mio Dio, ora cazzo. Una tuta decente. Vado a farmi un po'. Arrivederci. Cazzo, una tuta decente. Finalmente Batman, cazzo, roba. E anche, guardate, molto più bella. Comunque ragazzi, nel frattempo... Cos'è? Questa roba qua non l'avevo mai vista. Dicevo, intanto che picchi un po' di manichini. Allora, il gioco è bello. Posso usare Deathstroke? No, ma ho cambiato idea. Allora, il gioco è davvero bello. La storia mi è piaciuta parecchio. Il sonoro, mi ha creato dei problemi, ma più che altro era Mirillis. Quindi non posso assolutamente dare la colpa a Batman. Al tempo stesso il movimento del protagonista mi ha creato un po' di problemi. Il doppiaggio era ben fatto. Ripeto, mi aspettavo qualche ora in più, effettivamente, non lo nego. Porca troia, no, voglio andare da Alfred, ma non so come arrivarci. Sei qua. Ma dove cazzo sei? Alfred. Vabbè, comunque, la tuta sinceramente faceva cagare, cioè... Sir, posso disturbarla? Cosa vuoi da me? C'è qualcosa in questo enigma che davvero non mi torna. Libero accesso alle risorse, un'ampia rete diffusa in tutta la città. Chiunque sia è un uomo con legami importanti e ingenti capitali. Potrebbe andare a nostro vantaggio. Se acquista all'ingrosso o usa molta energia, potremmo rintracciarlo. Forse, ma è un chiaro mago della tecnologia. È probabile che... Sì. Praticamente mi dice che devo disattivare le cose. L'avevo già sentita, strano. Comunque, sonoro buono. Più che altro la difficoltà. La difficoltà è un po' altina, ma... forse non possiamo metterla, cioè è un po' più sul personale come cosa, perché comunque non ho mai giocato un Batman, è il primo Batman che gioco e la difficoltà è alta effettivamente perché non ne ho mai giocati altri. Comunque il gioco è davvero bello, costa poco ultimamente, ha vinto mi sembra il miglior gioco del 2012, quindi lo consiglio, è davvero divertente, bello e niente ragazzi. Prossima serie non lo so, ma proprio zero, vedremo. Walking Dead e nel frattempo ci sarà qualcos'altro, ma non lo so, deciderò col tempo. Ragazzi,
Ci vediamo alla prossima serie. Bella a tutti.